24 parlamentari eletti in Liguria in extremis tra Luca Pastorino per la lista Liberi Uguali. Il sindaco di Sarzana, Alessio Cavarra, non molla la candidatura nonostante i risultati negativi per i PD sul territorio. Comune di Arcola e Parco Montemarcello Magra insieme per la riqualificazione del parco fluviale. 8 marzo, la festa della donna, molte le iniziative in programma, l'impegno del consultorio familiare Itala Mela e l'associazione La Famiglia. Il pesto genovese, patrimonio mondiale dell'UNESCO, al via una petizione per richiedere il prestigioso riconoscimento internazionale. Buonasera a telespettatori di Tele Liguria Sud e benvenuti a questa nuova edizione del TLS Giornale. A 2 giorni dalla tornata amministrativa continuiamo a parlare naturalmente delle elezioni politiche e dei suoi risultati. Sono 24 parlamentari eletti in Liguria nelle ultime consultazioni. Vediamo con Sergio Diofili che siederà allora alla Camera e al Senato per le varie compagini. 8 parlamentari del Movimento 5 Stelle, 7 della Lega, 5 di Forza Italia, 3 del PD e 1 di Liberi Uguali compongono la squadra dei 24 parlamentari espressi dalla Liguria. In regione la percentuale di votanti è stata del 71,94%, la coalizione di centrodestra ha avuto il 37,26%, il Movimento 5 Stelle il 30,12%, il centro-sinistra 24,6%, Liberi Uguali 4,42%. Questi gli eletti alla Camera. Movimento 5 Stelle, i capolista nei collegi proporzionali Simone Valente, Sergio Battelli, Roberto Traversi e Marco Rizzone che hanno vinto le sfide nei collegi uninominali di Genova. Con i resti è stata premiata Leda Volpi. 5 in totale il numero dei parlamentari pentastellati. 4 parlamentari alla Lega Nord sono Sara Foscolo, vincitrice nell'uninominale 2 di Savona, Edoardo Rixi, Flavio Di Muro, eletti nei collegi proporzionali rispettivamente 2 e 1, con i resti Rosi Guarnieri nel proporzionale 1. 4 deputati per Forza Italia, Giorgio Mulè che ha vinto la sfida nel collegio di Sanremo, Roberto Bagnasco che ha vinto a Genova Rapallo, Manuela Gagliardi vincitrice nell'uninominale 6 alla Spezia, Roberto Cassinelli nel proporzionale 2. Per il Partito Democratico 2 i deputati sono Raffaella Paita e Franco Vazio, capilista nei collegi proporzionali. Luca Pastorino è stato eletto per Liberi e Uguali, con i resti nel collegio proporzionale 2. Questi invece gli eletti al Senato sono 3 per il Movimento 5 Stelle, Mattia Cruccioli, vincitore a Genova San Fruttuoso, Matteo Mantero, capolista al proporzionale, Elena Botto con i resti. 3 per la Lega, Paolo Ripamonti, vincitore nell'uninominale 1 di Savona, Stefania Pucciarelli, vincitrice alla Spezia, Francesco Bruzzone, eletto nel collegio proporzionale dopo la rinuncia di Matteo Salvini e Giulia Bongiorno, eletti in altri collegi. Un parlamentare per Forza Italia è Sandro Biasotti, capolista al collegio proporzionale. 1 per il Partito Democratico, Vito Vattuone, capolista al proporzionale. Tornano a Roma, ma non eletti, in Liguria Roberta Pinotti e Andrea Orlando. Pinotti è risultata eletta al Senato nel collegio plurinominale del Piemonte, dopo essere arrivata terza nel collegio uninominale 3 Genova San Fruttuoso. Orlando è stato eletto alla Camera in Emilia-Romagna nel collegio proporzionale Parma-Piacenza-Reggio Emilia. In ultimo, lo spezzino Lorenzo Viviani della Lega potrebbe passare alla Camera per la rinuncia di un eletto della medesima lista. Il parlamentare europeo Brando Benifei, a seguito del risultato elettorale, si è dimesso dalla direzione provinciale del Partito Democratico. Per dare nel mio piccolo questo segnale di ripartenza e per assumermi il mio pezzo di responsabilità, ho deciso di rassegnare le dimissioni, spiega Benifei in una nota, dall'unico incarico di partito territoriale che ho come contributo a questo necessario reset e come atto di vicinanza e rispetto verso i nostri concittadini che ancora ci guardano e che magari questa volta non sono andati a votare oppure hanno scelto altri partiti della sinistra o perfino Movimento 5 Stelle e Centrodestra.
Il sindaco di Sarzana, Alessio Cavarra, ha intenzione di difendere l'ultimo avamposto rosso, su cui il centrodestra ligure ha già promesso di mettere un'altra bandierina dopo la Regione e la Spezia. A Sarzana il centrodestra ha ottenuto il 34,31%, il Movimento 5 Stelle il 30,02%, mentre il Partito Democratico è terzo con il 27,06%. Cavarra fa un'analisi dei risultati e precisa non mette in discussione la sua candidatura. L'ho intervistato Laura Ivani. Risultati per quel che riguarda le elezioni politiche a Sarzana che non hanno certo premiato il Partito Democratico, ma anzi hanno premiato i 5 Stelle e il centrodestra. Un campanello d'allarme in vista delle amministrative? Diciamo che è un grosso campanello d'allarme per il Partito Democratico a livello nazionale. Abbiamo sottovalutato alcuni temi, uno su tutti il tema della sicurezza, su cui appunto noi dobbiamo dare maggiori certezze ai nostri concittadini. Io è da diversi anni oramai che lo dico, che è un tema su questo, che non è un di destra, di sinistra o di centro. Il tema della sicurezza nel mettere in condizioni i nostri concittadini di vivere con maggiore tranquillità è un tema trasversale, dove appunto la sinistra forse in questa fase, in questi anni, non è riuscita a dare delle risposte concrete. La sua candidatura non è in discussione, come andrà avanti insomma, da qua a fine maggio insomma, no, per la campagna elettorale? Non è assolutamente in discussione, non vedo il perché. Il 14 ho presentato alla città la mia candidatura, stiamo già lavorando al programma, c'è una coalizione ampia, già presente nel territorio con eventi, iniziative, proposte politico-programmatiche. Come valuta il discorso di ieri sera di Matteo Renzi, per queste che vengono definite delle dimissioni però posticipate? Ma io ritengo che Matteo Renzi abbia fatto bene a dire che c'è bisogno di un congresso, c'è bisogno della scelta del segretario attraverso le primarie, che sono le regole che il Partito Democratico si è dato attraverso il suo statuto. E a livello provinciale io ritengo che, come ho detto, è un dato, questo è una sconfitta del partito a livello nazionale, non è un tema territoriale, però c'è necessità di mettere in condizione il partito a livello regionale e provinciale con una migliore organizzazione. Noi dobbiamo tornare a dialogare di più con i nostri elettori, quindi ci vuole un'organizzazione più capillare del partito a livello regionale e a livello locale. E Luca Pastorino, eletto alla Camera per Liberi e Uguali in Liguria, esprime la sua delusione per i risultati ottenuti dal proprio partito a livello nazionale. Jacopo Cidale lo ha sentito telefonicamente. Innanzitutto un commento sul risultato di Liberi e Uguali, un risultato un po' sotto le aspettative. Sì, un po' tanto sotto le aspettative, nel senso che io avevo la percezione che fossimo al di sotto della forchetta che ci attribuivano, quella tra il 6 e l'8, però insomma non ci aspettavamo un cappotto, ecco, così evidente, perché il 3-4-6 che abbiamo fatto a livello nazionale è veramente poco. In Liguria abbiamo fatto meglio ed è quello che mi ha consentito comunque di essere eletto nella pattuglia dei 14 alla Camera, e questo è il dato, diciamo, positivo che teniamo noi come territorio, come lavoro che abbiamo fatto, ma questo non vuol dire che si debba prendere, diciamo, ripartire dall'inizio, da dove siamo, quelli che siamo ora, senza buttare via niente, ma chiederci dove abbiamo sbagliato a proporre comunque un programma che era innovativo, a proporre comunque un programma che aveva dei contenuti molto, molto importanti, insomma, però ripartire da lì, diciamo. Ecco, per quanto riguarda il futuro governo, quali sono le sue previsioni ed eventualmente se sarà dato l'incarico al 5 Stelle, come si comporterà Liberi Uguali? Il Parlamento è una fotografia che sulla carta è difficile ricomposizione, quindi non escluderei neanche il fatto che per la prima volta nella storia della Repubblica si potesse tornare a votare. Ma dato che, insomma, poi questa è la mia seconda legislatura, nella prima che ho fatto, l'ultima ne ho viste di tutti i colori, credo che si possa pensare che magari un accordo tra qualche parte si possa stare. Liberi e Uguali ha detto che nel caso di incarico di 5 Stelle andrà a parlare con i 5 Stelle, insomma, a vedere le proposte che fanno. È chiaro che poi, insomma, 5 Stelle è un programma che non si capisce bene su certi argomenti
dove vadano a parare, però la nostra sarà una posizione di dialogo con loro, ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda il suo impegno, lei sappiamo è stato eletto, che cosa porterà in Parlamento? Il mio impegno rimane, si amplia anche con la Spezia provincia, cercherò appunto di mantenere sempre costante la mia presenza sul territorio, anche dal punto di vista fisico. Il Ministero dell'Istruzione, con decreto del Direttore Generale del 27 febbraio 2018, ha emesso gli ordinativi di pagamento a favore dei comuni a valere sul Fondo 2017 del Piano Nazionale Pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino ai 6 anni. I comuni liguri beneficiari del contributo economico complessivo di 4.870.526 euro sono 129, 40 nella città metropolitana di Genova, 38 in provincia di Savona, 28 in provincia di Imperia, 23 nella provincia della Spezia. L'amministrazione comunale di Levanto prosegue gli interventi finalizzati ad arginare l'aumento del disagio socio-economico dei cittadini, confermando anche per l'anno 2018 la rivisitazione dei requisiti e delle fasce di reddito che consentono l'esenzione del pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti o il rimborso delle somme già versate. Come cambia la raccolta differenziata alla Spezia? Ne parla l'assessore all'ambiente Christopher Casati, che è ospite della puntata di Una casa per la famiglia in onda su TLS questa sera a partire dalle 22.30 circa. Vediamo una breve anticipazione dell'intervista. Come i cittadini di La Spezia, specie quelli del centro, hanno potuto notare e verificare, si sono comparse queste isole zonali. Isole zonali che oggettivamente... Tra poco ci spiegherà il nostro assessore la loro funzione, che cosa andranno a sostituire e qual è lo scopo principale del Comune di La Spezia nell'applicazione di queste isole zonali. In realtà vanno a sostituire le postazioni mobili che erano precedentemente nel centro storico e quindi sono di supporto alla raccolta. Le introdurremo poi dopo anche per la parte fuori, diciamo, dal centro, e saranno di supporto al porta a porta. Per il momento ne abbiamo installate 15, nei prossimi giorni ne installeremo altre 3, 18, e da lunedì poi saranno attivabili e utilizzabili solo con EcoCard. Ecco, tra l'altro lo dico per esperienza personale, anche se io abito a Migliarino, è arrivata una card a quasi tutti i cittadini spezzini, se non vado errato. Sì, esatto, stiamo concludendo in questi ultimi giorni la postalizzazione e quindi entro, diciamo, il fine settimana arriveranno a tutti e quindi da lunedì poi ci sarà l'accesso controllato solo tramite EcoCard. Quindi, se, diciamo, sostanzialmente coloro che abitano al centro, che penso siano i primi referenti appunto di queste isole, per poter accedere a queste campane, chiamiamola così in maniera impropria, cosa dovranno fare da lunedì? Da lunedì si dovranno avvicinare all'isola, schiacciare il pulsante, avvicinare la card col contactless, aprire lo sportello e conferire. Sostanzialmente, quindi, solo coloro che sono, diciamo, titolari della card di zona potranno utilizzare queste campane, quindi coloro che oggettivamente abitano fuori non potranno utilizzarle. Sì, esatto, infatti in questi giorni, non so se avete visto, abbiamo avuto dei momenti di maggior affluenza, perché in realtà lì stavano conferendo delle persone che non erano indicate, diciamo, non avevano la card, ora le erano aperte, quindi era una sperimentazione, le abbiamo lasciate aperte e abbiamo un po' sofferto, tra virgolette, e aumentato i passaggi dei mezzi, però poi da dopo dovranno conferire solo le persone preposte. Barriere anti-abbandono di rifiuti nell'area fluviale le hanno installate il Comune di Arcole e il Parco di Monte Marcello Magravara, che hanno così dato un giro di vite ad atti di inciviltà che da tempo deturpano una zona di pregio. Il servizio è di Maria Cristina Sabattini con le immagini di Davide Morina. Qual è la motivazione per cui siamo qui oggi? Sì, la sede nella quale siamo è la sede dell'Oasi Lipu, che c'è nel territorio arcolano, sede importante, dedicata a Davide Barcellone, che è mancato lo scorso anno. Noi però siamo qui perché in un progetto di chiusura dei varchi, cioè degli accessi all'area parco, oggi abbiamo iniziato con la prima installazione
e saranno chiusi tutti gli accessi al parco, questo nell'ottica di proteggere, individuare per qua, anche i confini del nostro parco e per cercare di mantenere il più possibile una condizione di pulizia all'interno della nostra area. Questa è una zona che è stata anche interessata da altre vicende, anche appunto per altri motivi, dalle forze dell'ordine, da tutelare. Sì, le chiusure sono state concordate con le forze dell'ordine. Questa è sicuramente una zona che, per dove è collocata, può essere occasione anche di azioni che non sono proprio civili. Questo è un passaggio, noi siamo convinti, che possa costituire un utile deterrente ai comportamenti scorretti che le persone possono avere. Questo evento di oggi è anche in questo periodo che possiamo dire un po' di polemica sulla presenza del parco, una modalità per riqualificare e riaffermare l'importanza di questo ente. Ma al di là delle polemiche, c'è una legge presentata alla quarta commissione che noi ci batteremo sino alla fine, perché naturalmente non vada in porto. E quindi questo rapporto che noi abbiamo inteso con il comune di Arcola, che è un comune che ci è sempre stato vicino dal punto di vista del ruolo del parco e delle potenzialità che il parco ha, questa è un'espressione, una delle migliori espressioni di questo nostro territorio, e noi vogliamo andare avanti su questo, perché l'esempio, la convenzione che abbiamo fatto con il comune di Arcola può essere da esempio per tutti gli altri comuni. Qui ci sta il senso sovracomunale di un ente parco e della potenzialità che un ente parco ha. Quindi noi ci batteremo venerdì alle 9.45, abbiamo l'incontro e l'audizione in commissione, io mi batterò sino all'ultimo perché la legge sia ritirata. Ha fatto tanto, l'ha salvaguardato, ha cercato di migliorare le situazioni. Certo, molte cose ci sono da fare, non c'è dubbio che molte cose sono da fare, non per niente abbiamo chiesto anche una riforma regionale che non è ancora venuta. Esattamente, e anche di finanziamento. Invece di parlare di abrogazione, se nella quarta commissione si parlasse invece di riforma dei parchi e delle potenzialità che i parchi hanno per poterla adeguare al terzo millennio, sarebbe la cosa migliore. 30 anni dalla parte delle donne vittime di violenza, soprusio e maltrattamenti, è il traguardo raggiunto da Telefono Donna, il primo filo diretto antiviolenza della Liguria, uno dei primi in Italia, nato per volontà dell'Udi della Spezia nel marzo del 1988. L'anniversario sarà celebrato in occasione dell'8 marzo, la giornata internazionale delle donne, con un incontro che si svolgerà alle 16.30 al Centro Allende. Parteciperà Sandra Landi, una scrittrice saggista che riproporrà il recital di poesie e racconti sul tema della violenza di genere già presentato nei mesi scorsi alla Camera dei Deputati. Il consultorio familiare Itala Mela e l'associazione La Famiglia propongono una serie di incontri per festeggiare l'8 marzo, festa della donna, riflettendo sulle tematiche femminili a tutto campo con l'ausilio di esperti. Gli incontri a partire da giovedì saranno cadenzati ogni sera fino a domenica compresa, ce ne parlano i responsabili dell'organizzazione. Settimana al femminile, un momento di riflessione che durerà più giorni, organizzato dal consultorio familiare Itala Mela e dall'associazione La Famiglia. Fabio, come mai questa iniziativa? Abbiamo voluto cogliere l'occasione un po' della festa della donna per andare un po' al di là della solita, come dire, solito incontro nel quale genericamente si parla e si della donna e si ringrazia dell'attività che svolge. Cogliamo l'occasione, abbiamo programmato un weekend lungo, praticamente a partire da giovedì, venerdì, sabato e domenica, quattro giornate all'interno delle quali si sviluppano diversi incontri che affrontano varie facce della vita femminile. Partiamo con, per esempio, giovedì 8 marzo con relazione madre-bambino e la violenza in famiglia, sono due temi. Poi il venerdì 9 marzo il primo incontro è sull'aspetto emozionale del femminile, della sfera femminile, e il secondo sull'aspetto alimentare. Sabato e domenica andiamo poi a chiudere con due giornate, una sulla musicoterapia e l'altra sui metodi naturali. Quindi una settimana impegnativa. Al relatore di primo ordine, chi abbiamo?
Sì, allora intanto partiamo da giovedì 8 marzo, il primo incontro alle ore 17, avremo il dottor Roberto Talerini che è un nostro collaboratore, uno psicologo psicoterapeuta e con lui si affronterà la tematica della relazione madre-bambino, quindi danza di emozioni, quindi il legame dell'attaccamento che si struttura già durante la gravidanza e poi è comunque importante per vivere poi serenamente durante tutta la vita. Alle 18.15 sarà con noi il dottor Giuseppe Cecchinelli, medico e direttore del nostro punto famiglia di Fiumaretta e con lui si parlerà della prevenzione della violenza in famiglia. E venerdì 9 marzo, sempre alle ore 17, la dottoressa Federica Grassi, psicologa psicoterapeuta, la giostra delle emozioni, quindi il cervello maschile e quello femminile che lavorano a un ritmo diverso, quindi le sensazioni al femminile. Alle 18.30 la dottoressa Claudia Benco, nutrizionista, movimento e sana alimentazione dall'adolescenza alla menopausa. A seguire ci sarà un piccolo buffet, per questo chiediamo ecco, magari di prenotare, quindi di telefonare al 393 14 79 654 per dare la propria adesione. Sabato 10 marzo, sempre alle ore 17, Cristina Benefico, musicoterapista, quindi si parlerà della musicoterapia prenatale. L'11 di marzo, ore 17, Laura Daretti e Paola Maggio, che sono insegnanti del metodo dell'ovulazione Billings, quindi si parlerà di conoscere la fertilità attraverso i metodi naturali, quindi imparare uno stile di vita. Tutti gli incontri, via Cadorna 24, presso Casa Massà, quarto piano, non mancate. Ma per saperne di più, seguiteci questa sera in Essere Chiesa Oggi, un approfondimento. Siamo in tema Festa della Donna, lo SPI, CGL e la CGL della Spezia festeggiano l'8 marzo con lo spettacolo teatrale Acre Odore di Iuta nella suggestiva location dell'opificio della calibratura a Ponzano Magra. Lo spettacolo sarà introdotto dagli interventi di Lara Ghiglione, segretaria della Camera di Lavoro della Spezia, Patrizia Vistori, segretaria SPI Liguria, Mina Cilloni, segretaria nazionale SPI nazionale. L'ingresso è gratuito. In occasione della Festa della Donna, l'amministrazione comunale, in collaborazione con la Consulta delle Donne, è lieta di presentare sabato 10 marzo alle 17 l'esposizione personale della pittrice spezzina Raffaella Angeli. Lo spazio espositivo della Sala Polivalente di Piazza 2 Giugno ad Arcola ospiterà le opere pittoriche della vincitrice di Acme Festival 2016, importante manifestazione culturale riservata ad artisti under 35 che si svolge nel comune di Sarzana dal 2010. Cambiamo decisamente argomento. Sabato 17 e domenica 18 marzo firma la petizione e pesta con noi. È questo il progetto per la candidatura del pesto genovese come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questa mattina in regione sono state presentate le iniziative del programma. C'erano per noi Italo Lunghi e Davide Morina. Per una settimana il pesto al centro delle iniziative di questa regione per promuovere questo prodotto particolare che diventa veicolo per far conoscere il territorio. Il pesto deve essere sempre al centro della Liguria perché è uno dei nostri prodotti d'eccellenza. Noi useremo una settimana per chiedere all'UNESCO che diventi patrimonio mondiale dell'umanità. Useremo una settimana per promuovere questa straordinaria eccellenza del nostro territorio con una serie di iniziative a Genova e sparse su tutti i comuni, oltre 80 che hanno aderito in questa iniziativa, legate al campionato del mondo di pesto, ma legato anche all'invito a tutti i liguri e turisti, a quelli che passano, a provare a farlo con le loro mani dentro un mortaio, ad imparare un'arte antica e a sostegno di un prodotto che è centrale nel nostro export, centrale nella nostra economia, ma è centrale anche nella capacità di mangiare bene degli italiani. Cosa rappresenta il pesto per Genova e per la Liguria? Beh, il pesto per noi rappresenta motivo di orgoglio, no? di fierezza. Quando siamo in giro per il mondo ci proclamiamo detentori della tradizione del pesto in quanto genovesi, e questa qui è una cosa che fanno tutti i genovesi, per cui è veramente diventato, semmai non lo fosse stato ieri, proprio la bandiera della nostra cultura gastronomica. Pesto al mortaio, patrimonio dell'UNESCO, un obiettivo ambizioso, un percorso articolato, parte da lontano ma vuole arrivare lontano. Vogliamo dire quali sono tutte queste tappe? Certamente, è un percorso che è iniziato nel 2015 quando tutti gli enti e le associazioni del territorio all'unanimità hanno pensato che fosse importante provare a iniziare questo percorso. Così abbiamo preparato come associazione Palatifini la prima domanda e l'abbiamo consegnata all'Ufficio Nazionale dell'UNESCO a Roma.
passata questa prima selezione, tutto questo materiale è stato trasmesso ai ministeri competenti, che sono i beni culturali, l'agricoltura e il Ministero degli Esteri. Adesso, in queste settimane, si dovrebbe riunire il tavolo interministeriale per scegliere quali beni trasmettere a Parigi, quindi all'ufficio UNESCO internazionale, per entrare nella tentative list. Noi abbiamo due elementi, diciamo, un po' più di forza. Uno, che si tratta di un bene culturale immateriale, cioè la preparazione del pesto al mortaio, e l'altro è che siamo entrati nella categoria delle best practice, perché siccome dal 2007 esiste il campionato mondiale di pesto, è stata considerata un'esperienza significativa per la salvaguardia di un bene culturale che rischiava di andare perduto. E quindi vediamo come procede questo percorso. Andiamo avanti con gli appuntamenti culturali. Inaugura il 9 marzo alle 17 presso la sala espositiva del Liceo Artistico Cardarelli della Spezia la mostra di Enrico Imbriciadori intitolata La Buona Pratica. Questa esposizione attraversa diacronicamente tutto il lungo percorso di Imbriciadori, nato nel 1937 alla Spezia, dove vive e attualmente continua ad operare. E arriva il 23 marzo al Teatro Civico della Spezia l'Emotional Tattoo Tour della premiata Forneria Marconi, un tour intenso che oltre a ripercorrere i più grandi successi del loro vastissimo repertorio presenterà al pubblico anche alcuni brani tratti dall'ultimo omonimo album. Il Lions Club Roverano, con il patrocinio del Comune della Spezia e il supporto del Sistema Sanitario Regione Liguria ASL numero 5 Spezzino, organizza sabato 10 marzo presso la Sala Dante alla Spezia alle 17 una conferenza intitolata La pelle è lo specchio dei nostri sentimenti, del nostro stato di salute, il percorso delle nostre relazioni. La relatrice sarà la dottoressa dermatologa Maria Letizia Derrigo, che vanta una vastissima esperienza nel campo della dermatologia, della venerologia e dell'idrologia medica. Presentato stamani a Sarzana il ricco calendario degli eventi del 2018, che partirà già da questo fine settimana con la rassegna letteraria Mi piace corto al Teatro Impavidi. Sentiamo il servizio di Laura Ivani. Una cascata di eventi per tutti i gusti, dal teatro alla letteratura, dai mercatini allo street food, dalle mostre alle auto d'epoca. È il Sarzana Eventi 2018, il calendario delle manifestazioni promosse dal Comune che il Sindaco ha voluto, come sempre, presentare già nei primi mesi dell'anno. È un calendario ricco che ha già iniziato il suo percorso con l'apertura del Teatro degli Impavidi. Tenete conto che già nel primo mese di apertura abbiamo fatto quasi 3.000 biglietti venduti, da qui a fine marzo arriveremo a più di 6.000. Insomma, è una programmazione, oltre al teatro, appunto, è una programmazione ricca che inizierà già appunto dal prossimo weekend con la Fiera delle Nocciole e una serie di eventi, e poi appunto proseguirà di fatto ogni fine settimana. Tanti allora gli appuntamenti, dalla Mille Miglia a maggio, anticipata in aprile con il Terre di Canossa, sino a concerti e mostre di primo livello che rimangono ancora top secret. Voglio segnalare il fatto che nel ponte di primavera, tra il 25 aprile e il 1 maggio, avremo una concomitanza di diverse manifestazioni sarzane, tra cui Champagne Expo, avremo il raduno delle scuole di piccolo circo, avremo la mostra di Galileo Galilei alla Fortezza di Fede, gli Acri Fioriti, Sarzana in Fiore, una rassegna di auto d'epoca e una bellissima mostra di modellismo di tutti i tipi, sempre la Fortezza Firma Fede. Qualche giorno prima avremo di nuovo un passaggio di auto storiche e militari e una serie della camminata della Resistenza. Quest'anno abbiamo inserito anche degli elementi di alta qualità, stiamo provando per la prima volta la mostra mercato nazionale dei prodotti agroalimentari. Porteremo a Sarzana il Festival Internazionale della Poesia, che è la più grande rassegna di poesia italiana, e stiamo preparando poi due grandissimi eventi culturali dopo il successo della mostra di Andy Warhol.
Ma si inizia già questo weekend con l'annuale Fiera delle Nocciole e una grande novità, la rassegna letteraria Mi piace corto al Teatro Impavidi, dedicata al racconto a cura del sarzanese Alessandro Zannoni. L'ingresso è gratuito, gli autori sono molto bravi, molto simpatici. Il sabato sera abbiamo anche un concerto di blues in anteprima nazionale di Andrea Giannoni con il nuovo album La Carne. Verranno fatti dei reading dei racconti che verranno presentati, ci saranno vendite di libri, un ambiente molto familiare e rilassato, nessun intellettualismo, venite tranquilli, non si paga niente. E si è conclusa proprio ieri la mostra dedicata a Andy Warhol con un grande successo di pubblico. Oltre 10.000 presenze. E questo ci fa pensare che l'idea di organizzare mostre di altissima qualità funziona. Stiamo già mettendo in programma il prossimo evento appunto culturale, una mostra culturale molto importante che verrà fatta il prossimo novembre e poi lo annunceremo più in là. Siamo in chiusura con le previsioni meteo per la giornata di domani. Una debole perturbazione di derivazione atlantica transiterà sul Mediterraneo centrale. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale a partire dal mattino, più probabili sul centro. Levante, l'umidità sarà su valori medio-alti, le temperature comprese tra una minima di 8 e una massima di 12 gradi. Con il metto è tutto per l'edizione di questa sera, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una felice serata, arrivederci.